Buongiorno a tutti ragazzi, ora è il terzo episodio teoricamente della serie Hardcore. Avevamo detto nello scorso video che dovevo creare, ecco sì, l'orticello. Quindi prendiamo un attimo questi e poi magari un inizio, boh, più o meno una bozza della miniera per l'appunto. Perché, cioè, ci servono i minerali per sopravvivere. Allora, l'orto, non so se farlo qua vicino a casa. Però essere in questo bioma non è molto conveniente per l'orto perché non c'è l'acqua. E quindi può essere un po' un problema, però boh. Sì, magari qua, però non so se mi carica il chunk. Cioè, spero che me lo carichi. Sì, momentaneamente che... no, per troppo lontano. No, 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 no. No, facciamolo vicino a casa. E boh, facciamolo qua magari. Qua me lo dovrebbe caricare ancora. Sì. Facciamolo qua. Poi tanto quando avrò dell'acqua, cioè il secchio, me lo farò sotto casa probabilmente. Sì, così farò anche gli schiavi sotto casa. Sì, è meglio. Gli schiavi, cioè i villici. Ho della terra? Sì, che ce l'ho, meno male. Tanto ce ne basta poca ancora. Uno, due, tre. Mettiamo soltanto questi tre. Iniziamo a piantare. Oh, dai, crescono così in fretta, sei come i bambini. Poi quando diventano grandi ti mandano a cagare. Cioè, spero che le mie piantine non mi mandino a cagare come i figli quando diventano adulti. Posizioniamo queste cose qua, magari momentaneamente, poi tanto le spostiamo. Appena abbiamo tempo, voglia. Cioè, soprattutto voglia, più che tempo. Iniziamo una pozzo di miniera. Direi di non farla troppo lontana da qui. Perché sennò può essere scomodo. Magari quasi quasi farla iniziare proprio da questa montagna. Oppure più in là. No, meglio magari da questa montagna. Sì, voglio tutto minimal, tutto vicino a casa. Così è anche più sicuro, teoricamente. Poi, non lo so, Però teoricamente dovrebbe essere tutto più sicuro se è tutto vicino a casa. Ok, iniziamo qua. Qua abbelliamo, chiaramente. Perché io le cose le faccio belle. Se no, la mia filosofia è me e dice: o le cose le fai belle oppure le mandi a fanculo. Esatto. Quindi mi dispiace per tutte le persone che fanno le cose alla grande scazzum, io le faccio bene. Prendiamo un attimo le mie belle slab, che forse serviranno, spero di sì. Ora però viene un dubbio, come cavolo la creo? E boh, questo sì è un bel problema, che dovrò risolvere in poco tempo pure, perché non posso passare 3 ore a fare una miniera. Facciamo così, va. Mettiamo, magari, così. Ok, così. E poi anche una dall'altra parte. Quindi devo scavare un attimo queste cose. Piazziamo la crafting table. E facciamoci le scale. Così? Sì. Ok. Ma. Una, due anche qua. Direi di non scendere subito, ma di fare un attimo un pochino di strada. Ma. Ma che? Ok. Però non li posso prendere. Che disdetta. Quindi li dovrò rompere. Perché non posso. Posso? Ah, posso prenderli? Oh, ci va di lusso, easy. Tappiamo un secondo. Non mi fa impazzire così. Andiamo in questa maniera. Molto più bello. Facciamolo anche da questa parte. Così. E poi in questa maniera. Bello. E qua invece mettiamoci le slab. Perché tanto ne abbiamo un botto. Usiamole. Ok, una, due. Togliamo soltanto questa terra, che è brutta. Direi di lasciarci la pietra invece. Ok, la miniera sostanzialmente è iniziata. Secondo me sì. È bella, to. Molto carina. Easy. Non è... Cioè... Boh, abbastanza rustica. Ok, mo... Dobbiamo fare così, così. E poi così, così. E qua le due porte che c'erano avanzate da prima. Non qua però. Una, due. La miniera mi sembrerebbe fatta. Carina. Però qua no, non mi piace. Qua devo metterci due scale. Una e due. Ok, la miniera sostanzialmente l'ho finita. Da fuori, boh, è carina. Niente, ah no, ancora qua magari così. Ok, da fuori è carina. Boh, sì, è bella. Ora dobbiamo vedere se è funzionale più che altro, perché quella è la vera cosa importante, perché se non funziona, una miniera che non funziona non è una buona miniera. Direi che qua inizia la discesa e le scalette direi di farle con la cobblestone. Allora teoricamente io arriverei al livello meno 59 perché lì spawnano i diamanti. Quindi sì, arriviamo a quel livello
E poi boom, iniziamo la spianata per i diamanti. Devo farmi il tagliapietre, perché così poi risparmio un pochino di materiali. Sarà un po' lunga, ragazzi. Questa è la parte più noiosa di Minecraft. Cioè, letteralmente minare a vuoto, perché quando quando mini a vuoto, cioè a vuoto, perché ora letteralmente sto facendo una scalinata, è un po' rompipalle, perché non stiamo facendo niente, ma aspetta. Boh, allora qua direi che si scende di botto, va. Sì, facciamo un buco così enorme. E boh, perché ormai l'avevo fatto. Mettiamo tutta una torcia lì. E boh, non ho manco più torce. Devo prenderle in qualche modo. Poi le prenderò. Altri lapis. Ma cos'è? Cioè, veramente. Sembra che sia il bioma. Forse è il bioma dei lapis, non lo so. Non ho idea, forse sì. Cioè io ho più lapislazzuli che carbone. Questa cosa fa molto ridere. Ora che ci sto pensando, non so se faccio bene a fare la scalinata così, in realtà. Perché sì, è bella da vedere. Però non lo so se faccio bene. È perché sto sprecando un botto di tempo, in realtà. Però boh, ormai abbiamo fatto. Finiamo. E poi manca un pezzettino di carbone, veramente. Minecraft è un tirchio. Cioè, il gioco è veramente tirchio. Niente ferro, niente niente. Soltanto lapis. Che i lapis non ci posso fare niente se non le tinte. Cioè, veramente. Manco mi dovessi tingere i capelli, non so. Che poi tingersi i capelli con i lapislazzuli non lo consiglio a nessuno, eh. Ancora livello 36, veramente. Io ci metto gli anni qua. Ci metto gli anni, ragazzi. Sto impazzendo io. Sto impazzendo. Perché poi devo scavare e piazzare scale. Scavare e piazzare scale. Scavare e piazzare scale. E torce. E il problema è che le torce tra poco finiscono perché non ho carbone. E questo è un problema. E non da poco pure. Perché. Ah, rame. Beh, il rame me lo dai però, gioco di merda. Dammi dai il rame che non me ne faccio niente. Ci faccio i cioccolatini col rame. Mi mangio i cioccolatini al rame. Vediamo cosa mi succede. Ecco, nuova cima. Ma cos'è? Bug? Vediamo. Ah, è un bug. Ah, ok, no. Pensavo di aver trovato il calcestruzzo. Cioè, stavo già esultando. E invece no. Ancora è nulla. Immaginate che brutto se nulla. Mi cago in mano se nulla. Riconoscete la teoria di nulla. Entity 303, tutte cagolate, che non esistono. Ma se ho detto questo, ora mi ritrovo dietro. Mi cago in mano. Ok, mi stavo per cagare in mano. Meno male che non c'è entity al momento. Ragazzi, mi sto iniziando a cagare sempre più in mano. Io sono un fifone in queste cose. Oh, il ferro. Pure niente carbone. Come lo cucino il ferro? Non so se fare una scala dritta. C'è un buco. Oppure no. No, forse meno no. Perché il carbone sotto non spawna. Quindi è meglio fare così, va. Ho sentito uno scheletro. Questa cosa può essere molto buona. Vediamo dov'è. Se trovo lo spawn è la svolta, non penso, perché se no ne sentirei più di uno. Secondo me è soltanto una grotta, però c'è lo spawn. Male non fa di sicuro. Non lo è. Vabbè, un po' di sfiga, amen. Ah, ma non è manco di qua lo scheletro, dov'è? Ferro, questo è buono. Ma quanto è grande questa caverna? Cavolo, i rumori che tanti a me mi fanno cagare in mano. Vediamo, altro ferro. Ok. Ecco, scheletro bastardo. Aia, fuck, 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 crepa, crepa. Oh, ci stavo per rimettere io la pelle. Porca troia, non male, male, male. Devo essere molto prudente, io sono un po' una pippa in queste cose. Solo ferro, niente carbone. Ma siamo seri? Siamo seri purtroppo. Ok. Allora, ragazzi. Ora, metto un po' di charcoal. Cos'è notte? Dimmi di no. Fuck. Ok. Era quasi notte. Sono arrivato al pelo più o meno. Più o meno corro in casa. Corro, corro. Ok. Allora, faccio del charcoal con questo. Quindi. Prendiamo uno e cuciniamone 9. 8, ok, 9. Ok,
E vabbè ragazzi, io vado a dormire, ci vediamo al prossimo episodio. Arrivederci a tutti ragazzi.